We stood on the brink of revolution. When a storm of betrayal fell upon my city. And took away everything I held dear. Dopo Konami con Castlevania e Capcom con Resident Evil Revelations, anche Ubisoft si cimenta nella conversione di un gioco nato su console portatile e successivamente proposto sui sistemi di intrattenimento casalinghi. Protagonista dell'operazione è Assassin's Creed Liberation HD, titolo uscito da diversi mesi su PlayStation Vita e questa volta riproposto in una sorta di Director's Cut per Xbox 360 e PlayStation 3. Il progetto originale di Assassin's Creed Liberation non era affatto male. Al di là di alcuni bug che affliggevano l'esperienza pur senza rovinarla in modo drammatico, infatti, l'avventura di Aveline the Grand Prix era in grado di tenere incollati alla console per un numero di ore interessante, in parte grazie alla lunga trama e, soprattutto, per merito delle numerose missioni secondarie e dell'immancabile vagonata di collezionabili. In Assassin's Creed Liberation HD, il giocatore è chiamato ancora una volta a vivere la storia di Aveline, giovane ragazza franco-africana impegnata nella dura lotta contro la schiavitù nel lontano 1765. Per portare a termine la propria missione, la fanciulla può contare su tutte le tecniche che abbiamo imparato a conoscere in anni di partite con Assassin's Creed. Oltre a saper combattere come un uragano usando lame celate, spade di ogni genere, pistole e perfino una frusta, la bella assassina è in grado di sfruttare anche il suo guardaroba per raggiungere i propri obiettivi. Vestendo la classica divisa da assassina, Aveline può contare su tutte le abilità che hanno contraddistinto anche Altair, Ezio e Connor. Travestendosi da schiava, riduce le proprie opzioni di combattimento in cambio di una maggior possibilità di mimetizzazione tra la folla. Tirandosi a lucido con il vestito da damigella, infine, sacrifica l'agilità in cambio della possibilità di sedurre e corrompere le guardie. Rispetto a quanto accadeva su Vita, in questa nuova versione gli spostamenti sono spesso automatici e dopo aver portato a termine il compito richiesto si viene immediatamente trasportati nei pressi della missione successiva, facendo risparmiare diversi minuti di viaggio per le strade di New Orleans e dintorni. Se da una parte questo elimina i tempi morti, dall'altra rende la narrazione troppo frenetica e frammentaria, al punto da non permettere al gioco di coinvolgere a dovere l'utente seduto davanti al televisore. A differenza di quanto accadeva con gli altri capitoli della saga di Assassin's Creed, con Liberation HD si ha costantemente la sensazione di assistere a eventi scollegati tra loro e montati insieme da un regista alle prime armi. Il comparto tecnico ha subito una revisione generale, ma il risultato finale non è certo dei migliori. Se è vero che le texture sono state giustamente riadattate per essere in linea con la qualità media dei titoli per PS3 e Xbox 360, è altrettanto evidente quanto alcuni problemi visti su PS Vita siano passati in eredità anche a queste nuove versioni del gioco. Ci riferiamo in particolare al pop-up che accompagna costantemente i viaggi di Aveline, tanto in città quanto nelle fasi esplorative all'aperto, tra paludi e campagne innevate. In diverse occasioni, inoltre, ci siamo imbattuti in ripetuti problemi di applicazione delle texture ambientali. Un discorso diverso deve essere fatto per i cali di frame rate, presenti nella versione originale del gioco e ora quasi del tutto spariti. Assassin's Creed Liberation HD è un gioco solo discreto e non riesce a convincere come gli altri capitoli della serie Ubisoft. Un'esperienza che su Vita aveva un senso, sulle nuove piattaforme fatica ad adattarsi e, di conseguenza, a coinvolgere i giocatori comodamente seduti nel salotto di casa. Our liberation is upon us.